Siamo a Borgo Valsugana presso lo spazio espositivo Montura, dove è stata allestita la mostra After, dopo, una mostra fotografica che racconta come una tempesta, la tempesta Vaia del 2018, ha completamente trasformato sia la Val di Sella che Artesella. Siamo con il presidente di Artesella, Giacomo Bianchi. Ci vuoi raccontare un pochino cosa dice, cosa ha raccontato questa mostra? Sì, è una mostra che ha avuto una lunga gestazione perché il progetto è nato appena dopo la tempesta di Vaia, quando Emanuele Montibelli, era direttore artistico di Artesella, invitò Giovanna Calvenzi a immaginare un progetto fotografico di documentazione a seguito della tempesta. Giovanna Calvenzi invitò 10 artisti, fotografi, provenienti da tutta Italia, fotografi da un lato molto affermati come Olivo Barbieri, Massimo Vitali, che sono fotografi importanti e noti in tutto il mondo, e alcuni fotografi emergenti come Moira Ricci o Alessandro Scotti. A tutti questi fotografi è stata data la libertà di indagare la natura della Valle di Sella e soprattutto la relazione dell'essere umano con questa natura a seguito di una catastrofe climatica come è stata quella di Vaia. Come detto, tanti fotografi, credo ognuno abbia interpretato questo evento e il risultato di questo evento in un modo diverso, giusto? Sì, esattamente, ognuno ha in qualche modo portato la propria ricerca personale in questo progetto, hanno avuto modo di rimanere a lungo in Val di Sella e quindi di assorbire il luogo, di parlare con le persone. E c'è chi ha lavorato ad esempio sul bosco, sull'oscurità del bosco, chi ha lavorato sulle radici, quindi su questi mostri che sono stati in qualche modo riportati alla luce dalla tempesta, e chi invece magari ha documentato tutto un lavoro di piantumazione degli alberi che è stato fatto da Artesella in collaborazione con l'azienda Etifor, che è uno spin-off dell'Università di Padova. Ecco, diverse voci, diversi approcci, è una mostra molto, molto dettagliata e soprattutto che dà voce a tanti sguardi. Questo è un progetto molto importante. Oltre ad Artesella, chi altro ha partecipato all'organizzazione del tutto? Sì, una mostra come questa, di questo livello, ha sicuramente bisogno di collaborazioni importanti. Artesella ha avuto il supporto ovviamente di Montura, che ha concesso questo spazio, della comunità di Valle, Valsugana e Tesino, Etifor appunto, che ha collaborato con noi alla realizzazione della mostra, Calchera San Giorgio, APT Valsugana, una serie di soggetti che sono stati insieme ad Artesella capaci di dare forza a questa mostra e di poterla realizzare a distanza di 2 anni da Vaia. La mostra After, dopo, è aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, presso lo spazio espositivo Montura, e sarà visitabile per i prossimi 12 mesi.